Disco omosessuale, un disco bellissimo realizzato dal nostro Marco Dona, che si fa chiamare M System. È bellissima sta canzone, bravo. Vero. I Daft Punk glielo possono baciare, ah, proprio, no, ma non, seriamente. Non possono, col casco come fanno? Ma c'hanno il buco, c'hanno il glory hole nel casco, capito? È vero, l'ho visto anch'io. Ho visto un porno con i Daft Punk. Ma dai, un duo famoso nel mondo. Cioè, tu ti rendi conto che c'è gente che si sbatte ancora, no, di brutto per studiare, laurearsi, cercare di occupare un posto importante nell'elite del mondo del lavoro, e poi leggi che una dog sitter, cioè una che cura i cani, guadagna la bellezza di 26-27 mila dollari all'anno negli Stati Uniti. Ma, cioè, una che porta a cacare i cani. Sì, però la da Dario e Tarantini con quattro cani guadagnavano molto. Bellissimo, bellissimo. Sei bellissima. Stringerti la mano, grazie, grazie. Anche la sinistra, grazie. No, però questo dovrebbe farvi capire quanto il mondo sta cambiando proprio radicalmente. Cioè, il mondo è un altro posto. No. O ti adatti oppure non ce la fai, cioè vai fuori di cervello, perché uno che ha studiato medicina, che magari se li sogna 30.000 euro all'anno, no, di stipendio, soprattutto all'inizio, che deve fare poi i corsi, eccetera, di aggiornamento. Sì, poi si fa pagare in nero come tutti per le visite. Sì, ovvio. Zitto, non si dicono queste cose. Però pensa questa invece, che si busca 30 sacchi più o meno all'anno per portare a cacare un cane. Ma perché è l'esigenza che crea il lavoro, Marco. Cioè c'è più esigenza di ragazzi che portano a spasso i cani che cazzo ne so, di pediatri. È vero. Perché adesso tutti hanno il benin di cagnolino. Tu è un po' che non passi da Milano, Marco. Ma a Milano sui mezzi ci sono le donne che hanno chiamato il figlio Kevin, Michael, Chanel e il cane Giorgio. Mio padre. Il mio cane Giorgio. Si chiama Gino, non hai capito. Ma perché devi avere un cazzo di cane nella borsa? Che già non trovi le chiavi, tu dito in culo. Se cerchi le robe. No, ascolta. L'animale. Allora, il fatto che la gente stia in qualche modo, si stia appassionando agli animali è una cosa bellissima. No, comunque avere un animale in casa è una roba meravigliosa. Allora, è vero che c'è la tendenza a umanizzarli, quello sì, è sbagliato. Vabbè, ma se non hai figli, diventa il tuo bambino. Sì, no, io stavo dicendo un'altra cosa, nel senso, è scorretto trattarli come umani, nel senso che loro hanno delle esigenze come specie che va rispettata. Però la donna milanese tratta il cane come l'iPhone. Hai visto? C'ho il Chihuahua 6S. Ma non è vero. E cambiano il cane, ma non male che si evolve. È vero, io ho visto una cambiare la cover a un barboncino. È quello che sbagliate. Cioè, vuoi dire allora che io ho sbagliato a regalargli la Porsche al mio gatto? Sì, vedo che non la usa. È mia quella, bastardo! Il cane! Vedo che le chiavi sono sempre lì, il pieno di benzina è sempre lì, la macchina è ferma nel parcheggio, magari non l'ha apprezzata, non lo so, ma io non l'ho umanizzata. Il problema è il colore, Marco, secondo me hai sbagliato il colore. La voleva rossa. È che non arriva ai pedali, capito? Però giustamente, allora, i figli degli esseri umani, i bambini, gli esseri umani sono una roba, gli animali sono un'altra. Però cioè, questo non significa che tu debba trattarlo male, animale. Cioè, perché gli animali ti danno un amore incondizionato, è una roba pazzesca. Cioè, il mio gatto, per esempio, no? Lui tutte le sere, non è che sta lì a rompermi il cazzo se arrivo tardi a casa e mi dice sei un coglione, sei rimasto in studio fino adesso a lavorare. Io arrivo a casa a qualsiasi ora e lui mi accoglie come se fossi, cioè, la cosa più bella che gli sia mai capitata nella sua vita. Pensa che stronzo! Pensa come passa il resto della giornata! Pensa quando si rompe i coglioni! È bellissima questa cosa. Gli animali sono un dono prezioso del Signore, vanno rispettati, anche perché loro sono i veri padroni di questo pianeta, non noi che siamo dei disadattati, abbiamo bisogno della casa, la macchina, il vestito e il parrucchiere. Il cane e il gatto, che cazzo gliene frega? Eppure il mio gatto vive con me da anni. Cioè, dico, ma ti verrà voglia di prendere il telecomando e cambiare canale? No! No! Perché sono belli così, naturali, belli. Io Marco, quando ti rivedo ti faccio le feste, giuro. Hai capito, amore? Non compriamo il cellulare al cane. Ecco. Hai sentito cosa ha detto Marco? Basta con queste richieste. Però se il mio gatto potesse, selezionerebbe questa bellissima serie televisiva che noi abbiamo leggermente stravolto. La serie originale parla di zombie che mordono persone umane, noi invece abbiamo degli zombie che raccontano battute del cazzo. Ed è per questo che ci colleghiamo con la 19ª puntata di The Walking Gag.